Allora Vale, iniziamo subito, come sempre apriamo la puntata con l'amica Silvia Pagni e il suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dello scorpione nasceva a Bari un grande, grande cantante che esordì nel periodo della seconda guerra mondiale. Sono andata un pochettino a sbirciare la sua vita e a cercare il suo grande capolavoro e leggendo le prime due strofe mi sono veramente emozionata. Quindi prima di andare avanti io ve le leggerò ed è questa. Ascoltate. Lassù in un ripostiglio polveroso tra mille cose che non servono più ho visto malinconico e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba col fango disseccato, tra i chiodi ancor pareva conservare, era uno scarpone militare. Nel 1924 nasceva Gino Latilla. Cresciuto nella scuola del padre, il cantante Mario Latilla, Gino Latilla esordì al Teatro Manzoni di Bologna con Mailù. Nel dopoguerra fu in tournée in Germania e negli Stati Uniti, per poi essere assunto come cantante della radio in Rai nel 1952. Il maestro Angelini lo soprannominò Il mio errore, per averlo ritenuto non idoneo ad un provino. Ma ascoltandolo alla radio, lo volle nella sua orchestra cantando con altri personaggi famosi come Nilla Pizzi, Giacomo Rondinella e Franco Ricci. Numerosi furono i successi a Sanremo, da Malinconica Tarantella a Vecchio Scarpone che abbiamo ascoltato, accennato un po' all'inizio. Arrivò però il doppio trionfo con Tutte le mamme, poi duetti con la futura moglie Carla Boni con il brano Casette in Canada. Nel 1954 vinse il festival in coppia con Giorgio Consolini con il brano Son tutte belle le mamme del mondo, che segnò un'epoca. Si classificò anche in terza posizione con E la barca tornò sola insieme a Franco Ricci. Il suo ultimo trionfo fu nel 1961 al Festival della Canzone Napoletana, sempre in coppia con la moglie con il brano Tu si comma na palumella. Fu protagonista anche al Festival Internazionale della Canzone di Venezia, dove vinse nel 1955 insieme alla Boni e al quartetto Cetra, con Vecchia Europa. Nel 1957 ha un'altra attività, un ruolo importante nel film di Armando Fizzarotti, Presentimento. Il protagonista di questo film era il divo di fotoromanzi, Rosario Borelli. Poi negli anni 60 Gino Latilla abbandona temporaneamente la carriera artistica per lavorare in Rai come dirigente. Per la televisione italiana ha seguito anche le partite e le vicende calcistiche. Tornò a calcare i palcoscenici negli anni 80 insieme a Nilla Pizzi, Carla Boni e Giorgio Consolini con il gruppo Quelli di Sanremo. Dopo essere stato fidanzato con Nilla Pizzi, nel 1958 si sposa con la cantante Carla Boni, dalla quale ebbe due figli. Il suo nome è presente nella lista degli appartenenti della loggia massonica P2, ritrovata nel 1981 nella proprietà La Giole di Licio Gelli. Il cantante, diventato famoso negli anni 50, morì nel 2011 dopo una lunga malattia all'ospedale Santa Maria Nuova alle ore 5:30 del mattino. La sua ultima volontà fu di essere cremato e le sue polveri sparse tra gli alberi in alta montagna. E anche oggi vi saluto così, vi do appuntamento a domani con l'oroscopo musicale. Un abbraccio, un saluto da me Silvia Pagni. Ciao a tutti!